Buonasera a tutti. Siccome non ho ancora sonno, ho letto un altro pezzetto del libro che vi avevo parlato nel video precedente per quanto riguarda, i gatti, e mi è saltato all'occhio l'argomento della pet therapy, che è, un argomento paragonabile sia per quanto riguarda il gatto sia per quanto riguarda il cane. Ebbene, lo sapevate che i gatti sono dei fantastici terapisti? Intorno agli ospedali spesso vivono fitte colonie feline tollerate dalla direzione, oltre che accudite e nutrite da pazienti e dipendenti. Medici e psichiatri, osservando l'interesse dei malati verso i mici, hanno saputo sfruttare questo comportamento per aiutare molti di loro a guarire con successo quando la medicina tradizionale sembrava impotente. Questa è la vera funzione che ha la pet therapy. Questo approccio è conosciuto, con il nome di pet therapy, infatti. I gatti si sono dimostrati particolarmente utili nell'aiutare pazienti psichiatrici anziani. La loro sensibilità, l'empatia particolare e il senso di tranquillità che riescono a trasmettere, anche solo facendole fusa, sono stati di stimolo per ricondurre alla realtà persone ammalate. È vero, è verissima questa cosa. In realtà, non solo il gatto, come dicevo prima, viene utilizzato per la pet therapy. E io sfido chiunque a non rilassarsi con un grrr 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 di un gatto. Le fusa e le vibrazioni che dà questo suono costante che ha il gatto nel momento in cui lo accarezzi è veramente rilassante. Io sfido chiunque a non rilassarsi con questo rumore qui, nonostante possa sembrare un rumore fastidioso, vi posso garantire che è veramente rilassante. Vi leggo ancora un pezzetto perché qui parla anche dei cani. In realtà, la pet therapy è un argomento molto complesso, magari ne parlerò meglio in un altro video. Ma di per sé, comunque, questa tipologia di terapia preclude assolutamente l'utilizzo, cioè, scusate, include assolutamente l'utilizzo di un animale. Che sia cane o gatto, non fa differenza, la differenza lo fa il paziente. Diciamo che principalmente vengono utilizzati i cani. Ma in realtà vi posso garantire che anche il gatto ha le sue peculiarità. Il giorno del 1953, Jungles, il cane dello psichiatra infantile Boris Levison, assistette casualmente a una delle sue visite. Si trattava di una seduta con un bambino autistico, muto da molto tempo. Il bambino rimase come al solito silenzioso per tutta la visita, ma quando fu il momento di andarsene, chiese al dottore se per la volta successiva ci sarebbe potuto essere anche Jungles. Da quel momento il dottor Levinson portò sempre con sé il cane, ottenendo benefici risultati sui pazienti e pubblicò degli articoli per parlare delle sue esperienze. Visti i grandi risultati che ottenne, si formò presto una corrente di psichiatri favorevoli all'impiego degli animali da compagnia, pet, a scopi terapeutici. Da qui nasce la parola pet therapy. I cani sono stati i primi animali a essere stati utilizzati. In seguito i gatti si sono dimostrati utili soprattutto con le persone anziane e i pazienti psichiatrici, mentre con i bambini sono i cavalli i più efficaci. Ora, con questo piccolo spezzone vorrei e spero di avervi fatto capire quanto possano essere utili gli animali. Ora, noi nello specifico abbiamo parlato del gatto, del cane, ma anche i cavalli sono molto molto utili con i bambini. Questo è veramente veritiero. Perché sono degli animali particolarmente dolci
E al di là di quello che si possa pensare, chiunque abbia mai interagito con un minimo di attenzione con un cavallo per diciamo, un certo periodo di tempo, sicuramente avrà notato che il cavallo non è un animale stupido. Assolutamente no. Anzi, è in grado di capire e imparare ciò che voi chiedete lui, è in grado di imparare il vostro tono della voce, è in grado di imparare a riconoscervi. Quindi ragazzi, mi raccomando, quando voi vi trovate di fronte a un qualsiasi animale, non datelo mai per scontato, anzi, andate oltre. Per andare oltre si intende osservare quel determinato animale. Ma non con degli occhi sterili, no, osservatelo davvero, osservatelo con attenzione, le movenze, il comportamento con magari i suoi simili, con voi, osservatelo e vi renderete conto che qualsiasi animale voi utilizzerete o comunque voi interagirete, questo animale avrà sempre un qualcosa da insegnarvi. Veramente, non sto scherzando. Anche il canarino, per assurdo, ha qualcosa da insegnarvi. Ok? Mi raccomando, veramente. Ora vorrei apro una piccola parentesi, anche se in questo video c'entra sì e no. Non abbandonateli, perché veramente li mettete in difficoltà, che sia un cane, che sia un gatto, veramente al 99,9% dei casi gli date la morte. Non sono animali che si meritano questo, davvero. Imparate a osservarli con l'anima, ecco, forse è il termine più adatto. Osservateli veramente con l'anima, non con gli occhi tanto per guardarli, e vi renderete conto di quanto l'animale che voi avete in casa vi potrà insegnare e donare, ma soprattutto sappiate che a prescindere che sia un gatto, a prescindere che sia un cane, quell'animale che voi magari avete cresciuto fino a un X età o X mesi, sappiate che in quel breve o lungo tempo avrà imparato a conoscervi e vi potrà aiutare molto. La mente umana è un qualcosa di meraviglioso, però ha delle pecche. È tanto meraviglioso e affascinante quanto maledetto, nel senso che il potere della mente è un potere immenso. Quindi, quando voi avete degli stati d'animo particolari, approcciatevi col vostro animale, non pensate che sia solo un animale e basta. Aiutate e condividete con il vostro animale il vostro stato d'animo, sempre, e vi renderete conto che cane o gatto che sia, impareranno a capirvi perfettamente. E al 99,9% dei casi sono sicura che vi potrà essere utile, anche solo per confortarvi. Vi dico questo perché, come vi ho già detto, io ho sia cani che una gatta e vi posso garantire che nelle mie giornate no, ecco, diciamo, i miei tre pelosi sono i miei migliori amici, i miei migliori terapisti, veramente. Vi posso fare degli esempi assurdi, tipo, non so, mi è capitato di avere una giornata particolarmente brutta e mettermi a piangere magari anche solo per distressarmi, nel senso per scaricare la tensione, il nervosismo, piuttosto che io vi posso garantire che
ero assolutamente da sola nella mia stanza. I cani, nello specifico, si sono alzati da dove erano. Principalmente è iniziato la mia nanetta, Chicca, che è quella che mi conosce da più tempo, si è alzata, è venuta vicino a me, mi ha ovviamente leccato le lacrime perché per lei è un pulire il viso, è un sentire che cos'hai, capire che stato d'animo hai. Nel momento in cui l'ha capito, lei sa che farmi feste e quant'altro può infastidirmi, quindi si mette vicino a me, ma proprio attaccato a me, si mette lì a cuccia e aspetta. Il fatto di averla vicino e anche solo rimanere ferma e abbracciarla mi dà sollievo. Nel tempo ha imparato questa cosa anche a Frank. Solo che Frank lo fa a modo suo, ovvero, questo per farvi capire la diversità fra gli animali. Frank, per esempio, quando io sono nelle mie crisi mistiche, si mette vicino a me senza esagerare, senza feste piuttosto che, si mette vicino a me, semplicemente mi osserva, mi annusa. Mi lava la faccia se deve lavarmi la faccia perché a modo suo le lacrime vanno asciugate tutte per carità di Dio e dopodiché si mette a fare il cretino. Non sto scherzando, cerca di fare tutte quelle cose che a me fanno molto ridere e solitamente quando lui le fa in mie giornate magari più serene mi fa ridere molto. Quindi lo fa apposta per tentare di tirarmi sul morale. Allo stesso modo fa la gatta, Yuna. Yuna, adesso vabbè, il gatto, ripeto, è un animale diverso rispetto al cane, ma Yuna puntualmente tutte le sere aspetta con molta pazienza che io mi faccia tutti i fatti miei. Quando è il momento che io spengo la luce, non ho più niente da fare e cerco di addormentarmi, lei arriva vicino a me, ancora prima di accucciarsi, incomincia a ronfare da lontano. Lei sa che questo ronfare mi rilassa moltissimo e continua, anche se io non l'accarezzo piuttosto che, lei rimane vicino a me e continua a ronfare finché io non mi addormento. Questo per farvi capire quanto sono intelligenti anche i gatti. Questa cosa qui nessuno gliel'ha insegnata, Yuna assolutamente, la fa da sempre. Considerate che la mia gatta ha 14 anni, 13 anni, 14 anni ormai, quindi comincia a essere abbastanza su con l'età e la fa da sempre. Tant'è vero che non è una gatta molto, molto socievole piuttosto che. Ma io sono l'unica che magari sta facendo qualche disastro nella stanza, io non ho bisogno di alzarmi e andare a vedere. Io basta che la chiamo da lontano, lei sente la mia voce e smette immediatamente. Ma questo per farvi capire com'è, che rapporto ho io con Yuna. Magari, ecco, per esempio, tutte le mattine appena apro gli occhi, ma nel vero senso della parola, appena apro gli occhi, è l'ora della colazione. Ciò significa che lei aspetta pazientemente che io mi svegli, perché non si permette di svegliarmi assolutamente, aspetta con pazienza che io mi sveglio, possono essere le 7, le 10, mezzogiorno, non ha nessuna importanza, lei aspetta, ma appena io apro gli occhi, la prima cosa che devo fare è non è lavarmi la faccia o prendermi il caffè io, no, è prendere e dargli la colazione a lei. Io, considerando che lei è una gatta sterilizzata e insomma tende a incicciottire parecchio, oltretutto essendo anziana incomincia ad avere qualche acciacchino, poverina, lei di fatto è fondamentalmente un bidone dell'immondizia. Cerco di non dargli le crocchette così proprio a disposizione, ma gliele raziono.
anche perché lei ha questa cosa che deve assolutamente mangiare, mangiare, mangiare e ancora mangiare, poi vomita e riva a mangiare nuovamente, quindi onde evitare questa, questa cosa qui, io gli raziono le crocchette, perciò le prime crocchette che io gli darò al mattino per lei saranno la sua colazione, che a prescindere dall'orario, appena io mi sveglio, comunque gliele devo dare. Stessa cosa per quanto riguarda il pranzo. Si presenta insieme ai cani, questo per farvi capire, si presenta insieme ai cani, si siedono tutti e tre e aspettano, senza toccarmi, senza rompere le scatole, senza infastidire, ma aspettano che io divida con loro il pasto. Cosa giusta, cosa sbagliata? In realtà è una cosa che a me fa piacere perché passando molte ore da solo in casa, mi fa piacere che appunto abbia la compagnia, perciò è un rito che ogni volta che io mi siedo a tavola condivido parte del mio cibo o quantomeno degli assaggi, ma comunque li condivida con i miei animali. Perciò vabbè, adesso il gatto nello specifico se è qualcosa tipo la verdura non la mangerà né ora né mai. Però, per esempio, uno dei miei due cani lo fa, Frank, mangia tutta la verdura, non sto scherzando, compreso i capperi sotto sale, cioè veramente, ha mangiato la cicoria, ha mangiato veramente di tutto quel cane lì, qualsiasi cosa io gli do, assaggia. E con lui, nello specifico, vi posso dire che è un rito la frutta. Io, se voglio sapere se un frutto è dolce, ancora prima di assaggiarlo, basta che lo facciano usare a lui. Se lui lo mangia, allora sarà un frutto dolce. Se lui non lo mangia, ecco, e mi guarda e si gira e se ne va, ciò significa che mi sta dicendo: Chicca, questa porcheria che non sa di niente, magnatato. Questo per farvi capire, che cosa si può arrivare, ad avere in casa quando tu hai un'empatia con i tuoi animali. Bene, il video è veramente lunghissimo, spero di anche in questo caso di avervi interessato. In realtà io questa sera non ho sonno, anche perché ahimè ho preso anche un caffè che non avrei dovuto. Perciò magari con un prossimo video continuerò questo argomento anche parlando dei gatti. Al prossimo video. Ciao!